Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Geometry Dash con la mia face, con la mia faccia ovviamente, che avete presente nel video del canale Luca 2260, Luca 2267, si pronunci così, vabbè. Avete presente che c'è stata la mia face reveal. E oggi avevo intenzione di portare un videogioco che mi è stato consigliato, dove lo facevo con la mia face reveal, con la fotocamera, così potevate vedere la mia reazione, perché avete detto che alcuni hanno detto che questo gioco è molto molto difficile, è tipo una sorta di dove tipo corsa ad ostacoli, devi correre, è molto, però molto difficile perché vai a una certa velocità, quindi è molto difficile. Allora, direi di iniziare. Allora, qua ovviamente possiamo scegliere come fare il nostro personaggio. Allora, io l'ho già scelto, volevo farlo di questo colore, anche se il colore originale è verde, ma vabbè, io direi pur di ritornare indietro e direi di iniziare con la prima mappa. Ovviamente ci sono questa mappa molto meglio questa. Cioè, primo livello, la normal mode. Vabbè, proviamo la normal mode. Vabbè, io direi di iniziare. Ok, sono già morto. Ok, devo praticamente saltare questi ostacoli con questa musica che c'è. Oh, dai, oh. Ok, c'è questa musica che è davvero bella, però. Oh, no! Ok, proviamoci. No, dai. Ok, oh no. Dai, che ce la posso fare. Ok. Questo gioco dovrebbe farmi arrabbiare. Ok. Ok, dai, no! Perché? Vabbè, dobbiamo. No, la pubblicità rompiscatole. Ok, ragazzi, rieccoci. Allora, ho messo in modalità aereo. Devo sempre ricordarmelo. Ok, siamo al quinto tentativo. Speriamo di riuscirci. Ok. Dai, dai. Dai. Nottamente. A posto di farmi arrabbiare sul gioco, mi fa ridere perché perdo sempre. Ok, vabbè, manteniamo un po' la calma e riniziamo. Siamo al settimo tentativo. Ok, dai, ce la possiamo fare. Ok. Non voglio triggerarmi perché è soltanto un gioco, è solo un gioco complicato. Però aspetta, prima di. Aspetta, proviamo a vedere se riusciamo a vincere questo livello. Ok. Dai. Ok. No, mi mancava pochissimo, c'era il portale, avrei completato il livello. Vabbè, lasciamo perdere, ricominciamo di nuovo. Ok, facciamo un bel salto. Oh. Ok, dai, credo che mi manchi poco. Dai. Sì! E secondo livello completato. Perfetto, eccellente. Cioè, all'ottavo tentativo. No, ma che ho fatto? Usciamo. Ok. Siamo al secondo livello. Bene, già abbiamo completato uno e non mi sono abbastanza arrabbiato. Ok, proviamo a fare ancora questo. Beast Mode. Qua non si può fare. Allora, qualcosa, boh. Vabbè, iniziamo così. E questi cosa sono? Ah, tipo mi. Aspetta, aspetta. Questi. No, non si vede perché ho terminato. Vabbè, questi mi aiuterebbero a saltare di più. Ok. Ok.
No, aspetta, cosa? Cioè, non ho capito se, non, se devo evitare di saltare su questi cosi. Forse credo di sì. Ok? No? No? Ciao, ciao. Ok, dobbiamo rifare il salto. Dai. O evitiamo. Ok, manteniamo il controllo, non è niente di grave. Ok. Ok, mi sto abbastanza triggerando, Oh, no. Dai, dai, no, no, ok. No, no. Ok. Porca miseria! Ok. Siamo un nono tentativo. Dai, dai. Ok. Aspetta, comunque a proposito, prima di continuare, adesso mi ha fatto anche ricordare un gioco che potrei portare su di questo tipo, dove tipo devi fare la corsa ad ostacoli, che è un gioco, aspettate, scusate se spesso mi gratterò un po' l'occhio, ma è un po' dovuto all'allergia che ho ad alcuni tipi di polvere, perché io sono un po' allergico al polline e ad alcune cose, quindi mi gratto spesso un po' l'occhio, quindi spero che non vi dia fastidio. Comunque, stavo dicendo che adesso mi ha fatto ricordare un vecchissimo gioco che avevo. Mi sembrava che si chiamasse Templar Run. Cioè, comunque, è un gioco che mi ha fatto iniziare la passione per comunque per i videogiochi per Android. Cioè, così da quel gioco ho iniziato a conoscere i giochi per Android. Poi lo porterò se c'è ancora questo gioco, però mi sembra che è molto vecchio, mi sa che risale al 2012. C'avevo circa, credo, 8 anni, non me lo ricordo, vabbè. Ok, riniziamo. Dai. Ok. Ciao, ciao. La solita pubblicità. Ok, ragazzi, allora, c'è strano che io avevo messo in modalità aereo, quindi non dovevo avere problemi di pubblicità. Boh, sarà perché il gioco è cattivo. Vabbè, iniziamo. Dai, dai. Ok. Dai, dai. Manteniamo il controllo. Il controllo. Facciamo un respiro ed iniziamo. Ok. Ok, manteniamo la calma, eh? Ah, cioè, al posto di farmi, quando io muoio, al posto di farmi arrabbiare, cioè siamo al tentativo numero 21, cioè al posto di farmi arrabbiare mi fa ridere come muoio sempre. Ok. No! Questo sarà, diciamo, il tentativo numero 23. Cioè, ok. Ok, no, no. Ok, vabbè. Vabbè. Questo gioco è difficile, ma com'è possibile? Cioè, allora, io vado, io, no, io, scusate, io, veramente. È complicato.
Voi non avete idea. Mi avete. Anzi, chi me l'ha consigliato sarà felice di farmi soffrire. Ringrazio quello che mi ha fatto provare questo gioco. Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Siamo al 30. Siamo al 30. Ok. Tentativo numero 36. Ok. No, no. Ok. Dai, dai. Ok. Dai, forse ce la posso fare. Ok. No, allora ho raggiunto il mio record. Veramente, no, questo livello è complicatissimo. Chi l'ha inventato è un genio del male. Ah, porca miseria. Dai. Cioè, comunque, allora. Dai. Ok, manteniamo la calma. Veramente! Cioè, io ci morirò. Principiante mod. Ah, questa sì, tipo ti permette quando tipo la clicchi sta mod ti permette di spawnare nel punto dove sei morto. Ma non cheatiamo quindi. No, aspetta, no, è davvero, cioè sto gioco è aspetta. Aspettate, questo è il gioco più difficile che abbia mai fatto. Altro che Templar Run. Ok. Facciamo gli ultimi due tentativi. No, facciamone circa quattro, vabbè. No. Ok, terzo tentativo. Cioè, io. Ok, siamo al secondo tentativo. Vabbè, facciamo ancora l'ultimo tentativo. Facciamone ancora due. Ok. No. Dai. Ok, l'ultimo tentativo. Penultimo. Ok, dai, l'ultimo, questo è l'ultimo. No, no, no. Ok, ragazzi, io ritorno al menu. Ok. Cioè, veramente. Ok. Bene, allora, ragazzi, questo gioco devo dire che meno male che non è come One Night Jumpscare, cioè sono due cose differenti, ma One Night Jumpscare era il delirio. Questo gioco invece mi. Non so perché mi fa ridere. Quante volte perdo. Comunque, ragazzi, spero che questo video con la mia First Reveal vi sia piaciuto. Poi magari ho intenzione di portare video reaction con la mia faccia, dove così potete vedermi ridere. Comunque fatemi sapere in un commento cosa volete che portate, cos'è che volete che io porti. Iscrivetevi al canale, soprattutto mettete mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.